Batti inizia ad assumere 150 posti di lavoro subito, 600 in 5 anni, più di 2100 di indotto. Viaggio all'interno del cantiere a San Dorligo, fabbrica operativa entro l'anno. Violenze, stalking e abusi, 160 denunce in 2 anni a Trieste, il lavoro dell'unità speciale, intanto si risolve il caso Alina, morte per overdose. Pistole ai vigili, l'assessore Di Blasio, puntiamo ad armare la polizia locale di Trieste entro quest'estate, in preparazione i corsi e la formazione. Opposizione comunale compatta all'attacco della maggioranza, zero dialogo in consiglio, servono più sedute e un atteggiamento diverso. Crepe e buche in Piazza Unità, il punto sulla pavimentazione in attesa dell'avvio dei lavori ricompresi nel piano triennale delle opere. Tamponata l'emergenza acciaio al porto di Monfalcone, è arrivata una nave con un carico di 40.000 tonnellate dal Brasile e in futuro possibili anche altri mercati. Guerra in Ucraina, in partenza domani gli aiuti di Trieste alla città di Mykolaiv, in arrivo anche 20 orfani dalle città bombardate. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando di lavoro. Bat Italia, l'azienda che aprirà il proprio stabilimento di produzione nel settore delle sigarette elettroniche a San Dorligo della Valle, ha presentato oggi in regione la prima campagna di assunzioni. 150 posizioni ricercate nei primi 12 mesi con apertura della prima linea di produzione a Trieste entro la fine dell'anno. 600 posti di lavoro in un quinquennio per complessivi 2.700 posti stimati complessivamente considerando l'indotto. British American Tobacco inizia ad assumere personale. La multinazionale del settore delle sigarette elettroniche lancia la campagna per le prime 150 persone da impiegare nello stabilimento Giuliano, il cui edificio verrà completato entro il 2022. Iniziamo con le prime 150 nei prossimi 12 mesi. In realtà alcune persone sono già presenti qua, ma di 150 che ci servono per la parte della produzione essenzialmente e degli impiegati, e poi andremo avanti con 100 più o meno 100 assunzioni all'anno. Si arriverà complessivamente a 600 assunti diretti da BAT, più 2.100 persone nell'indotto, per un totale stimato di 2.700 posti di lavoro complessivi. Gli interessati possono candidarsi subito sul sito ggroup.it/BAT, dove potranno trovare tutte le informazioni dettagliate sul personale richiesto. Si parte da tecnici sulle linee, tecnici nella parte della logistica, si parla di ingegneri nell'ambito della qualità, della meccanica, della manutenzione, si parla di impiegati, quindi di back office. Il nostro obiettivo è avere la partenza delle prime linee già a fine anno. Per le informazioni del caso, i candidati potranno rivolgersi anche al Centro per l'Impiego di Trieste. Nel nuovo Innovation Hub saranno realizzati prodotti a rischio ridotto. L'azienda ospiterà anche una digital boutique per la trasformazione e il marketing digitale. Per il Friuli Venezia Giulia, una boccata d'ossigeno sul fronte occupazionale. No, mi auguro che quanto ha deciso di fare BAT, una multinazionale che ovviamente aveva molte opportunità in tutto il mondo per poter investire, ha scelto Trieste, possa mettere anche il faro ulteriormente sul Friuli Venezia Giulia e su Trieste. Ed ora, sempre con Marco Stabile, facciamo il punto sullo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere dello stabilimento della BAT, nell'area appunto di Trieste, soggetta a regime di punto franco a San Dorligo della Valle. Uno stabilimento industriale grande come 2 campi da calcio affiancati. Dall'alto apparirà come un maxi quadrato da 100 metri di lato. Sulla sommità del tetto, a 11 metri e mezzo d'altezza, si stanno già installando i supporti per il parco fotovoltaico da 1 megawatt. Sono solo alcuni dettagli del maxi cantiere in cui si sta costruendo la fabbrica della BAT, British American Tobacco, a San Dorligo della Valle, nell'area soggetta a regime di punto franco, ribattezzata Trieste, gestita dall'Interporto e adiacente ai capannoni della Varzila. 20 operai lavorano senza sosta per le ditte Rosso SRL e Adria Strade, un andirivieni di ruspe, camion e macchine operatrici che spianano il terreno ponendo le basi per i futuri getti di cemento e il montaggio, come in una sorta di mega meccano, dei settori prefabbricati che arrivano con perfetto timing temporale e vengono posizionati con l'ausilio di una gru per carichi eccezionali. 9 i pilastri per lato necessari a sostenere la struttura, arrivati già belli e pronti e fissati nelle fondamenta per dare vita alla maxi struttura di cui si
si nota al momento lo scheletro di un terzo del complesso totale, che ospiterà in 10.000 metri quadrati complessivi 12 linee produttive e l'ala degli uffici. Nella parte frontale, parallela all'asse stradale esterno, verrà realizzato il parcheggio per 170 veicoli. Tempi di realizzo? È qui che non si può evitare di stupirsi. 7 mesi a partire da gennaio appena trascorso. A fine estate, stando a quanto comunicato, la prima ala sarà operativa per poi completare il resto entro la fine dell'anno. Un investimento complessivo per quello che viene definito il polo di innovazione di Trieste, che sfiora il 500 milioni di euro. Stamattina in sala giunta comunale è stato stilato il bilancio dell'attività speciale del nucleo antiviolenza della Polizia Locale. Tutti i dati nel prossimo servizio. L'allarme è che la violenza c'è e che è importante essere presenti sul territorio in modo formato e competente per riuscire ad intercettarla e a far emergerla. Il nucleo di contrasto a violenza, stalking e abusi della Polizia Locale compie 2 anni, 150 denunce a piede libero, 160 notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria, di cui 100 codici rossi, sono i dati più interessanti che emergono dal bilancio dell'attività volta a prevenire e contrastare quei reati verso la persona, tra cui quelli di circonvenzione di incapace, atti persecutori e violenze in ambito familiare. Abbiamo appena finito un corso di formazione multidisciplinare con avvocati, psicologi, assistenti sociali, pubblici ministeri, in modo tale da avere una formazione il più possibile completa, che è quello che serve per trattare questo tipo di tematica. Noi siamo in 3, ci appoggiamo comunque nell'attività più complessa al nucleo di polizia giudiziaria, da cui comunque noi ci siamo staccati, ci siamo formati, diciamo, un paio d'anni fa. Con il recente corso che abbiamo fatto, abbiamo formato una quarantina di colleghi, in modo tale che in ciascuna struttura, o comunque in molte strutture a contatto con la popolazione, ci siano delle persone che abbiano un livello di formazione tale da poter intercettare gli indici di violenza. 9 le misure cautelari di allontanamento che sono state disposte durante l'attività, 1 misura cautelare in carcere, 10 perquisizioni, 2 ricerche di persone scomparse e 6 casi di abbandono dei minori. Ben 170 invece sono state le segnalazioni alla rete di situazioni particolarmente delicate, come anziani in situazioni di difficoltà per problemi di indigenza, disagio psichico e altre fattispecie intercettate dalle pattuglie distrettuali durante l'attività ordinaria. È un trend che ci aspettavamo. In realtà quello che avviene a Trieste avviene in tutte le città italiane, anche perché stiamo parlando di comportamenti, di reati che avvengono tendenzialmente all'interno delle mura domestiche, e di conseguenza il dato è in linea assolutamente con le altre città italiane. La cosa forse un attimino più alta, ma è collegata all'aspetto demografico della città, riguarda l'aspetto degli anziani, che ovviamente in una città come la nostra ha un'incidenza maggiore di città magari, tra virgolette, più giovani di Trieste. Alina Trusch, l'ex ballerina 43enne trovata cadavere nella propria abitazione lo scorso 1° dicembre, è morta per overdose di oppiacei, così l'autopsia. È morta per un'overdose di farmaci a base di oppio la donna di cittadinanza ucraina Alina Trusch, 43 anni, trovata morta in un appartamento a Trieste il 1° dicembre scorso. È quanto stabiliscono gli esami tossicologici disposti dalla Procura di Trieste, dai quali si evince che la donna assumeva anche metadone, prescritto da struttura pubblica, cocaina e benzodiazepine. Come si ricava dal testo della consulenza eseguita da Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, la morte della donna risalirebbe a 2 giorni prima del ritrovamento del cadavere, quindi al 29 novembre, e il decesso sarebbe dovuto all'assunzione di una quantità di tramadolo, farmaco a base di oppio, superiore almeno 6 volte la dose normale ed è pari al doppio della dose considerata letale, esclusa la responsabilità di terzi. Il cadavere della donna è stato trovato in un appartamento di Viale D'Annunzio. L'allarme era stato dato dalla polizia giudiziaria, che si era recata alla sua abitazione per consegnarle un atto giudiziario relativo a presunte minacce e violenze subite da un uomo. Poiché la donna non apriva la porta, erano intervenuti i vigili del fuoco. Quasi tutto pronto per l'armamento della Polizia Locale, l'assessore comunale alla sicurezza De Blasio punta a fornire agli agenti le Glock entro l'estate. L'idea rimane quella di completare il tutto entro l'estate, l'alternativa è quello di farlo subito dopo.
Si sta lavorando per armare la Polizia Locale di Trieste entro la fine di questa estate, alla peggio nei mesi immediatamente successivi. È quanto dichiarato dall'assessore comunale alla sicurezza Maurizio De Blasio in occasione di un incontro sul bilancio dell'attività della municipale negli ultimi 2 anni. Le Glock verranno date in dotazione agli agenti di Polizia Locale, un'operazione questa che l'amministrazione comunale sperava di completare prima, ma ci sono state alcune difficoltà che hanno rallentato il procedimento. Ora però con buona sicurezza si può dire che il processo sta per essere completato. E l'iter prosegue, ci sono stati dei rallentamenti a causa della crisi delle forniture che però ha investito tutti i settori. E come mi è capitato già di dire, l'importante è arrivare a chiusura dell'iter avendo messo in atto tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza degli operatori e della cittadinanza. Mancano dialogo, collaborazione, anche sedute d'aula più frequenti. E lo sfogo della consigliera comunale Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle è condiviso anche dagli altri gruppi dell'opposizione. Un diverso proprio concetto di democrazia. La democrazia non è l'atto del più forte che si fa vanto dei numeri elettorali, che poi ricordiamo sono sempre il 20% della totalità, ma la democrazia si basa sul dialogo e il confronto, quello che manca in questo Consiglio. Lavori del Consiglio rilento affrontati in modo poco democratico, un rapporto distante fra maggioranza e minoranza, mosse talvolta ostative verso l'opposizione e quindi un dialogo assente fra le parti. E lo sfogo della consigliera del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti, che ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione Comunale sulla Trasparenza, convocata proprio per sollevare la problematica della scarsa attitudine al confronto in Consiglio. Oggi in Piazza Unità erano presenti il consigliere Alberto Pasino della lista Russo.Franco, Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste, e Giovanni Barbo, capogruppo del Partito Democratico. Non avrei convocato una Commissione Trasparenza se non ci fosse stato proprio l'obiettivo di far presente l'importanza del confronto. Questo è il motivo per cui saremo sempre in prima linea a sollecitare questa giunta e proprio tutta la maggioranza. Il sentimento comune è quello già emerso in precedenza. Una soluzione potrebbe essere la convocazione più frequente delle sedute d'aula. Questo è un consiglio che sembra essere piuttosto parco nelle convocazioni, ma quasi al punto di essere un po' pigro nei lavori, e questo lo ritengo estremamente grave, proprio perché non vengono trattati dei temi che sono importantissimi per la cittadinanza e rischiamo di perdere fra l'altro delle scadenze. Il Partito Democratico plaude l'apertura da parte del sindaco in merito alla nomina di Laura Famulari come vicepresidente del Consiglio Comunale. Il capogruppo Dem Giovanni Barba accoglie con favore le parole del sindaco. Vedrò di convincere i miei, insomma, che è ora che la finiamo, anche perché insomma, la Famulari non la voleva nessuno, però insomma, siccome il PD vuole, le opposizioni vogliono la Famulari, facciamo sta Famulari. Insomma. L'apertura del sindaco mi fa piacere e confido a questo punto che al prossimo consiglio, che immagino sarà in presenza, si possa arrivare quindi al voto su Laura Famulari, vicepresidente. Si va verso la fine della telenovela, non proprio appassionante e prioritaria nelle agende dei lavori da svolgere, che riguarda la nomina della vicepresidenza del Consiglio Comunale. L'apertura del sindaco al nome di Laura Famulari è ben accolta dal Partito Democratico, che si augura ora non avvengano sgambetti nel giorno del prossimo Consiglio. Gli intoppi in tal senso potrebbero provenire dalla scelta dei singoli consiglieri, che non saranno convinti da Di Piazza ad avallare il nome dell'opposizione. Ma in realtà è difficile credere che saranno in molti a disubbidire all'indicazione del sindaco. Oltretutto, considerato anche il fatto che bastano pochi voti, in aggiunta a quelli dell'opposizione, per arrivare al verdetto. Se già in passato si era registrata l'apertura di qualche consigliere del centrodestra, oggi la strada appare decisamente spianata. Ciò che resta nel bilancio della vicenda è il tempo perso, che per carità non ha comportato nessun danno, oltre all'immagine di un braccio di ferro meramente politico. È stato utilizzato il pretesto del discostamento fra statuto e regolamento, per cui effettivamente fin qui è previsto che la maggioranza non solo si astenga, ma con almeno 5 o 6 voti il vicepresidente. Dopodiché io ritengo che questo dal punto di vista politico potesse essere superato
nella maniera in cui immagino che verrà superato adesso. Diciamo, ecco, speriamo che questo sia un cambio di passo anche nei rapporti tra maggioranza e opposizione, perché credo faccia bene a tutto il Consiglio. Il rifacimento della pavimentazione di Piazza Unità rientra nel piano triennale delle opere del Comune. Tra buche, spaccature, rialzi della pietra in arenaria, un intervento più che urgente. Così la pensano anche i triestini. Sì, sì, bisogna rifare, anche perché basta vedere, insomma, no? Non sarebbe male. Nel lontano 2001 cominciarono i lavori per l'attuale pavimentazione di Piazza Unità, sostituendo i masegni. Da lì sono iniziati i problemi, che durano tuttora. Spaccature dei blocchi di pietra in arenaria, rialzi dettati dalla pressione dell'acqua sotto Piazza Unità, giunture che rischiano di spaccarsi aprendo il terreno, tanto che negli anni è stata installata la cerniera per contenere i danni e mantenere la piazza, per così dire, piatta. Tutti i problemi che l'amministrazione comunale intende rendere solo un ricordo, con l'approvazione del piano triennale delle opere, che include i lavori per rifare la pavimentazione. I triestini non possono che essere d'accordo. Abbiamo una piazza che è la fine del mondo, quindi sarebbe ideale rifare anche la pavimentazione. Siamo d'accordo? Mi sì. Rischia di inciampare con tutte queste buche. Ma dai! In questi anni cittadini e associazioni, tra cui quelle dei disabili, hanno avanzato richieste insistenti proprio in tal senso. La piazza è costellata di buche e rialzi e si rischia di inciampare se non si sta attenti a dove si mettono i piedi. Non si può più aspettare. È una cosa positiva, perché ce n'è bisogno. Per carità, Piazza Unità è e rimane bellissima e a uno sguardo distratto quasi non ci si accorge dei danni al terreno, talmente si rimane rapiti dalla bellezza dei palazzi e del panorama, ma appoggiando una telecamera a terra e avvicinando l'occhio ci accorgiamo che davvero non ci si può non rendere conto che urge un intervento. Ci fermiamo per la pubblicità, quando ritorneremo saremo pronti per farvi vedere molti altri servizi ancora. Rimanete con noi. Rientriamo in studio, boccata d'ossigeno per i laminatoi di Porto Nogaro e per il porto di Monfalcone. L'arrivo di un carico di 40.000 tonnellate d'acciaio a bordo di una nave cargo proveniente dal Brasile risolve l'impasse causata dallo stop degli approvvigionamenti dall'Ucraina. Questo sta arrivando adesso, è quasi in banchina, comincia a lavorare subito. Come annunciato la settimana scorsa nel TG di Tele4 da Augusto Kosulic, amministratore delegato del gruppo Fratelli Kosulic, l'emergenza acciaio dovuta alla guerra russo-ucraina al porto di Monfalcone sarebbe stata tamponata a breve. Ed ecco che l'arrivo nel Golfo di Trieste dal Brasile della Vadovizze Seconda ha risolto almeno temporaneamente il problema approvvigionamenti per i due laminatoi di Porto Nogaro. Quello che il mercato offre, esatto, perché poi bisogna vedere un attimo i prezzi, la qualità delle brame, la provenienza, tutto non è una cosa che si può programmare così facilmente, insomma, bisogna studiarci sopra, ecco. L'arrivo del carico dal Sud America si inquadra nella nuova strategia di approvvigionamenti, presumibilmente meno navi ma con carichi più corposi, in questo caso 40.000 tonnellate rispetto ad una media di 17.000 per nave. La provenienza delle future brame di acciaio però non è per nulla ancorata al Brasile, anzi di volta in volta la compagnia si rifornirà dal committente migliore o con maggiori disponibilità. Viviamo ora per ora, capito? Magari le facciamo venire dall'Indonesia o dalla Turchia o dall'India, capito? Peschiamo da dove c'è disponibilità. Le prossime vediamo, tanto prendiamo queste, poi le prossime vediamo dove prendere. Le provenienze sono quelle, Cina, Indonesia, India, certo. Capito? Sono quelle. Si chiama Underwater Wines, è una tecnica antica tornata in auge anche nel nostro paese. L'azienda vinicola Parove l'ha chiesto all'autorità portuale di poterla effettuare anche nelle acque del Golfo. Mica è detto che sott'acqua per forza si debbano fare incontri spiacevoli, potrebbe pure darsi che fra qualche tempo ve ne possano essere di più gradevoli decisamente. L'autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico sta puntando su progetti innovativi di sviluppo dell'area industriale agroalimentare. In tal senso dunque si inquadra la richiesta da parte dell'azienda Parovel di San Dorligo della Valle, una concessione demaniale marittima per creare una cantina subacquea, 67 metri quadrati localizzati sul fondo dello specchio acqueo antistante il lato interno della diga Luigi Rizzo in Punto Franco Nuovo. Obiettivo? Creare una cantina subacquea e posizionare 14 casse in acciaio per affinare bottiglie di prosecco a 22 metri di profondità.
Quella degli underwater wines è una tecnica antica riscoperta di recente. In Italia è già in essere in Liguria, in Toscana e in Lombardia, Lago d'Iseo. I vantaggi riguardano la stabilità di maturazione dovuta alla pressione sottomarina e una temperatura più o meno costante. La tecnica è sostenibile, non necessita di locali dedicati o lavorazioni meccaniche tipiche di una cantina in superficie, ma si sa, un comitato contro a Trieste è sempre in agguato sulla terraferma, figuriamoci sott'acqua. Il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino ha sposato il progetto soprattutto per le potenzialità scientifiche e sulla base di un concetto polidimensionale delle attività portuali. Il vino prescelto, spiega Elena Parovel, sarà il Prosecco Trieste DOC, la cui vendemmia 2021 ha dato un ottimo raccolto. Le uniche 500 bottiglie prodotte riposeranno in fondo al mare per 6 mesi. Una volta riemerse in superficie, ad affinamento raggiunto, saranno pronte per essere degustate, sperando, battuta inevitabile, che non risultino anacquate. Il 12 aprile presso le casse edili delle 4 province della regione si svolgerà un recruiting day per circa 300 posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia nel settore dell'edilizia. Ne ha parlato stamani durante Sveglia Trieste il segretario Fillea CGL Massimo Marega. Abbiamo voluto predisporre un ragionamento articolato con la regione, con le associazioni datoriali e con la collaborazione del Centro per l'Impiego per una problematica che è presente ormai da anni in edilizia, ovvero il reperimento della manodopera. A tutti i tavoli di contrattazione le associazioni datoriali ci denunciavano e ci esprimevano la difficoltà nel trovare manodopera ulteriormente anche qualificata, questo è un ulteriore step del problema. Tenga conto che in Friuli Venezia Giulia, poi con percentuali differenti a seconda dei territori, nella Venezia Giulia i lavoratori stranieri nel comparto dell'edilizia arrivano circa il 70%. È stato predisposto un questionario attraverso la collaborazione delle casse edili e le imprese, richiedendo quali e quante figure eventualmente le imprese avessero necessità. Sono emerse circa 100-110 imprese, insomma, che hanno segnalato delle necessità, hanno segnalato tutta una serie di profili corrispondenti circa a 300 posizioni. Su Trieste risultano circa una cinquantina di posizioni che sarebbero necessarie nel settore. Ci sarà dunque una giornata nella Cassa Edili di Trieste, ma nella concomitante giornata anche nelle altre casse edili della regione, in cui saranno presenti i funzionari dei centri per l'impiego e cercheranno di intermediare la domanda e l'offerta. Martedì 12 aprile. Quindi noi pensiamo che questo sia un ottimo lavoro predisposto in collaborazione con istituzioni e anche tra parti sociali. Medicinali, cibo, pannolini, tutto pronto per la missione umanitaria triestina per portare aiuti alla città ucraina di Mykolaiv. In questa prima fase portiamo delle merci e delle medicine. La prossima settimana dovrebbe partire Grilli, che porterà dei bambini a Trieste. Siamo molto vicini, sono molto orgoglioso delle mie donne e dei miei uomini che da soli hanno organizzato tutto questo. Veramente un orgoglio oggi per la nostra città, perché siamo stati capaci veramente di organizzare qualcosa di meraviglioso in un posto dove c'è di nuovo la guerra, parola che non pensavo mai più di usare in vita mia. Partirà domani sera alle 20 dalla caserma di San Sebastiano il primo convoglio composto da 3 mezzi della Protezione Civile, Associazione Nazionale Alpini di Trieste, con generi alimentari e medicinali richiesti dalle istituzioni ucraine. Trieste abbraccia Mykolaiv, l'operazione di aiuti umanitari per gli abitanti della città gemellata con il capoluogo giuliano, bombardata dalle forze russe proprio nella notte passata. Siamo davvero orgogliosi di aver terminato questo iter che ci dà la possibilità di partire innanzitutto con questo primo convoglio che porterà gli aiuti umanitari a Mykolaiv. Io ringrazio davvero tutto il personale del comune, il mio collega Di Biasio, abbiamo fatto davvero un lavoro incredibile. Noi adesso stiamo aspettando il visto delle autorità del governo militare ucraino per poter partire anche noi per andare a prendere i bambini in Polonia. Un convoglio arriverà a Usi, una località romena al confine con la Moldavia. A quel punto la delegazione triestina si incontrerà con gli operatori ucraini che scaricheranno la merce e la porteranno a Mykolaiv. Consegneremo, scaricando in un altro camion, tutto quello che abbiamo portato e che a sua volta rientrerà in Ucraina. La missione, come è stato già ribadito credo da altri, è un frutto di sinergia tra Comune di Trieste e Associazione Nazionale Alpini Trieste, che ha messo a disposizione mezzi e uomini affinché si possa dare un minimo di conforto a queste popolazioni.
Quest'oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 15.494 test e tamponi, sono state riscontrate 1.562 positività al coronavirus. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, 2 in meno rispetto a ieri. I pazienti in altri reparti sono 143, 1 in meno rispetto a ieri. Si registrano i decessi di 3 persone. Sono stati inaugurati nuovi spazi del centro trasfusionale dell'ospedale San Polo di Monfalcone, un investimento da oltre 100.000 euro a servizio dell'Isontino, ma anche della Bassa Friulana e di alcune zone del Carso Triestino. Beh, è importante perché è un miglioramento di quelle che sono le condizioni per le persone che vanno in questa nuova organizzazione del centro trasfusionale dell'ospedale di Monfalcone, quindi un altro risultato che si aggiunge a molte altre scelte che sono state fatte nella struttura sanitaria e anche in questo ospedale. Nuovi spazi per il centro trasfusionale all'ospedale San Polo di Monfalcone, dedicati alla raccolta del sangue, degli emocomponenti e all'attività ambulatoriale. Per Asugi si tratta di un investimento da oltre 100.000 euro con l'apporto della Fidas Isontina che ha donato gli arredi. C'è questa peculiarità importante che riguarda anche il contributo che non arriva soltanto dall'azienda ma anche dalla FIDAS, quindi dall'Associazione dei Donatori di Sangue, questa grande alleanza che consente a questa regione di avere insomma, una presenza significativa nel mondo dei donatori con una donazione estremamente importante. La struttura sarà a servizio non solo dell'area monfalconese ma di un bacino più ampio nel quale il San Polo è già punto di riferimento. È un centro importante dove arrivano anche, abbraccia anche territori di Aquileia, di Cervignano, quindi della Bassa Friulana. Il nuovo centro, più moderno e funzionale, migliorerà le procedure della donazione del sangue sia per i volontari che per gli operatori sanitari. Un percorso che dura quasi da una decina d'anni, essenzialmente perché gli spazi precedenti non erano sicuramente adatti sia all'accettazione, diciamo così, ricevimento dei donatori e anche in qualche maniera erano stretti, abbastanza angusti, anche se posti al piano a terra dell'ospedale San Polo di Monfalcone. Ieri sera al Caffè dello Sport la prima intervista video di Jason Clark, il nuovo americano dell'Allianz, e i commenti dopo il primo allenamento del suo compagno di squadra Alessandro Lever. The reason for choosing Trieste, I think it's very simple. La scelta di venire a Trieste è stata molto facile, il campionato è di grande livello, la squadra appartiene a una piazza storica, quindi non c'è stato dubbio nell'accettare appena mi hanno fatto l'offerta. Volevo tornare in Italia e mi faceva piacere farlo a Trieste. I played in Italy but I've been wanting to get back to the league, so it was a no-brainer for me to choose Trieste. Così il nuovo arrivo Jason Clark nella sua prima intervista dopo l'allenamento d'esordio al Dom, andato in onda integralmente ieri sera al Caffè dello Sport. L'americano della Virginia, già in Italia, Varese e Torino, ha fatto subito una buona impressione ai compagni nel primo allenamento, come ha spiegato il lungo Alessandro Lever, ospite in trasmissione. Ha voglia di rimettersi in gioco sicuramente, sa tirare a tre punti, palleggiare se tiro, penetrazioni e è bravo a passare il pallone. Poi in difesa ovviamente può metterci suo con la fisicità e a difendere le guardie avversarie. Dopo aver chiuso con la vittoria della Coppa di Bielorussia da MVP, Clark è tornato in Italia con la missione di aiutare Trieste a conquistare la salvezza nelle ultime 6 gare di campionato, 4 delle quali in trasferta. La combo guard, capace cioè di giocare sia play che guardia, parla così del cammino che ha di fronte la squadra, obbligata a vincere 2 partite per essere certa di mantenere la 1. We spoke a little bit over the phone, so coach... Ho già parlato al telefono con il coach prima di arrivare, mi ha chiesto di entrare nel gruppo ed aiutare la squadra. Non devo certo essere il giocatore che si aspetta di tirare ad ogni occasione, sono un giocatore d'esperienza, so quello che posso portare sul campo, giocherò adeguandomi a quello che serve. Il mio messaggio ai tifosi è di continuare a sostenerci con la loro energia, è importante. Sabato sono stati eccezionali, se ci sostengono dagli spalti in questo modo è un grande aiuto per dare il massimo. Per noi il loro supporto è molto importante. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e arrivederci.